Finalmente è gratis Star Wars Battlefront 2, naturalmente se avete il Plus. Naturalmente qua sotto vi invito a passare su un bel commento, un bel mi piace. Dico finalmente perché credo che Star Wars Battlefront 2 sia uno dei giochi, almeno per ciò che riguarda il multiplayer di Star Wars, migliori. Lo hanno gestito in maniera egregia, dal mio punto di vista hanno fatto tanti aggiornamenti. Tra l'altro, visto che è gratis Star Wars Battlefront 2, lo potremmo giocare insieme, potremmo fare qualche partita insieme a Star Wars Battlefront 2 come facevamo in passato. Poiché non so più o meno gli orari, perché so che più o meno c'è anche la scuola, una scuola un po' virtuale, perché ho saputo un po' come vanno naturalmente la questione. Scrivetemi sotto nei commenti se l'avete scaricato, scrivetemi sotto nei commenti più o meno gli orari e tenete d'occhio la community di YouTube, perché sulla community di YouTube poi a quel punto, se siamo un bel gruppetto, vi farò sapere in che orari gioco a Star Wars Battlefront 2. E magari se siamo tanti potremmo fare supremazia, se siamo pochi potremmo fare eroe e malvagi. Se siamo un miliardo, se siamo tantissimi e vabbè, potremmo fare anche una live, non lo so, l'abbiamo già fatto in passato. Fu spettacolare, mi ricordo una partita che eravamo veramente tantissimi. Detto questo, siamo in partita. Proviamo sempre eroe contro malvagi. Farei sempre. Abbiamo eroe contro malvagi. Conflitto caccia stellare. Questo è quello che mi avevate chiesto, però non molti. Però facciamo sempre questo, così cerchiamo di capire bene quale dobbiamo potenziare. Allora, ero tentato di provare ancora Palpatine, perché era un po' che non lo utilizzavo, visto che stiamo naturalmente tra i malvagi. Vabbè. Volevo beccare Grievous, però abbiamo perso il tempo. Equipaggia carta, questa non la posso ancora potenziare. Abbiamo questa, gli attacchi fulmini dell'imperatore, ok. E poi abbiamo anche questa, gli attacchi fulmini dell'imperatore, Palpatine consumano meno vigore. Quindi solo attacchi fulmini, perfetto. Abilità, vediamo un pochettino. Abbiamo catena di fulmini e non l'abbiamo visto. Vabbè, fa niente, dai. Come al solito. Più o meno ho capito. Palpatine non era semplice da utilizzare perché siamo. No, forse siamo più o meno ben assortiti. Non lo so, ma vediamo, eh. Comando, fate bravi. La prossima battaglia non si è Palpatine mai non vista volava? su Dagobah. Gente che si uccide senza Ok. essere pagata per farlo. Aspettate un attimo. Il lato oscuro subisce la prima perdita in tempo record. Avete già perso. Ok. Aia, aia. Deplorevole. Oh, non lo becco ancora questo. Vediamo se lo riesco a beccare. Ok, è andato, è andato. Generale, dammi una mano, così riesco ad andare un po' meglio. Porca di quella paletta. Vabbè, fa niente, dai. Tra l'auto un po' di problemi. Spero che il cavo non mi dia problemi. Ho sbagliato a prendere il cavo, vabbè. Fa niente. Siamo partiti bene? Penso di sì. Ah, ok. Io non mi ricordavo che volava. Perché non volava? Non lo so. Ok. Penso di averle una alle spalle. No, sì. Non vedo niente, non vedo niente. Dove stavo? Ok. Vabbè. Sentivo di avere una presenza dietro, eh. La sentivo una presenza dietro, però vuol dire che c'era qualcuno che ci dava un po' di noia. Ok, arriva, arriva. Aspetta che c'è. Commesso il tuo ultimo. Da dietro sto arrivando. Arrivo! Ecco, arrivo. Dove sta? Un solo prescelto, tante vittime. Non è vero, non è vero. Allora, qualcuno che mi dà una mano vorrei. Aiaiaiaiaiaia. Così mazza, c'è pure. valenti avversari. Vabbè, ma così non vale. Cioè, vi dico una cosa. E sto reggendo, e sto reggendo. E che. Raga, diciamo che Palpatine lavora da dietro. Poi, se non mi date neanche supporto, vado un po' in difficoltà.
Ci vorrebbe qualcuno che combattesse. Ho visto qualcuno, hanno preso anche in generale. Arriviamo, arriva. Aspetta, penso che ce l'ho da dire. Che palle. Non hanno scappo. Cosa ha detto? Iniziamo spettacolo. Oh, ma che cosa ho combinato? Attenzione che c'è qualcuno di... Volete fare bella figura? Che ne so, che ti devo dire, aia! Avverti il mio potere! Dammi una mano, generale! Dai! State in 60, state! No, a me no, no, a me no! Ragazzi, datemi una mano! Aia, aia. Porca paletta. Te l'avevo detto che c'era uno dietro. Vediamo se ce la facciamo, mannaggia. Comunque, oh, Palpatine è sempre Palpatine, eh. Mamma mia. Ok. Va in difficoltà, eh. La spada, la spada. Non ho capito sta cosa, eh. Purtroppo la forza. Palpatine sembra un pochettino più. Ah no, ok. Sembra più leggero degli altri, ma non credo che sia più leggero perché io vedo che però anche gli altri svolazzano parecchio quando c'è la forza. Comunque in generale credo che sia fantastico. Ahia. Non puoi fare la differenza. No, raga, dai. Ma come non c'è nessuno da quella. A volte giochiamo. Non so perché, ma giochiamo in inferiorità numerica. Ci dobbiamo avvicinare se no dove stanno gli altri. Vedi, però ognuno gioca per i fatti suoi. Ok. È andato, è andato. Vai, che visto. Scusami. Ce la facciamo, vai. Te l'ho detto che ce la facciamo, eh. Aia, aia. Andiamo. No, no, che va. Ah, questa è cattiveria, eh. Cioè, 3 di d'oro becchi a me, e no, è cattiveria questo, eh. Scusami. Dobbiamo essere un po' più democratici, almeno cercare di battere pure gli altri, no? Arrivo, eh. Ah, qua ce ne sono. Siamo. No. Porca miseria, no, eh. Nessuno ti aiuterà. Dici? No, no, raga, in 3 è impossibile. Poi ho sentito anche Yoda che era Yoda che diceva: nessuno ti aiuterà. Ah, ho fatto praticamente più uccisioni, però. Il destino condanna i malvagi che osano sfidare il leggendario Anakin Vabbè. Skywalker. Abbiamo perso, però sinceramente non credo di aver giocato male, però la classifica dice il contrario, ma dice veramente il contrario, 7.800 punti, pochi punti abbiamo fatto, evidentemente non ho giocato bene di squadra forse, quindi dobbiamo essere più bravi a giocare di squadra. Ah, siamo tra gli eroi adesso, ok. Rey è parecchio per esempio che non la prendo, io vogliamo provare a peccare un'altra volta sempre BB8? Dai, vediamo se riesco. Ok, sì, equipaggia carta. Non c'è l'altra carta, no, eh. Non abbiamo carta. Allora, prendi un attimo le abilità. Allora, supporto all'assistenza. Allora, mi ricordo che con R1 lo facciamo. Disturba i radar, nemici. Ok. Si lancia davanti abbattendo e danneggiando. Vabbè, dai, io ci credo. Lo voglio potenziare questo personaggio. Perché secondo me non è male. Poi mi avete consigliato che in pratica gioca meglio. Vai, poi è fantastico con la fiammetta in mano così. Vabbè, dai, vediamo. L'altra volta non abbiamo giocato male, I però. criminali di Takodana si sono presi un Secondo giorno libero per lasciare spazio ai migliori me. combattenti Allora, della vi dico una galassia. cosa. L'unica cosa. E questo non è da loro. Ok, Gli ok, eroi si portano subito sull'1 a 0. ok. No, è andato male. Devo cercare di essere. Ecco. E non vale, non vale.
assumono il comando. Cerco di scappare. Bella questa, eh. Però l'abbiamo beccato, l'abbiamo beccato però, eh. Che cavolo. Comunque, se riusciamo a giocare, secondo me, credo che sia un personaggio abbastanza completo. E anche abbastanza divertente, secondo me, come personaggio. Beccato, beccato. Com'è che mi hanno beccato? Scusate, io ho utilizzato la cosa per girare, però mi hanno beccato lo stesso. C'è qualcuno che mi ha becchiato, però. Non l'ho capita sta cosa. Perché... vabbè. Arrivo, eh. Ok, grande. Eh no, dai. Devo stare soltanto un po' attento. Sapete su che cosa? Sulla... a volte mi dirigo troppo avanti, cioè devo stare un po' più dietro, secondo me, eh? Un po' più in retrovia devo giocare. Vabbè, però se siamo in due, il problema è se però si... ah, quello ha messo la base, perciò non riusciamo a fare niente praticamente. Ma gli altri stanno giocando, scusate. No, pensavo io. Cioè che io che... Kylo Ren non lo ferma più nessuno. E dai, oh! Ok, l'ho beccato. Ai. Cioè praticamente io ho fatto 4 kill stando da dietro. Cioè, secondo me a volte è pure sfortuna il fatto di beccare gli altri che non giocano. Certo, aspetta. Vai, è morto, sì, è morto. Aspetta, eh. Aia. No. Il problema è che se non distruggono quella maledetta torretta di Phasma, riusciamo a fare una mazza praticamente. Cioè, se non ammazzano quella, io non riesco a distruggerla perché ci ho provato, ma in pratica non ce la facciamo. Nel senso che a distanza. Avverto la vita in te. M'hanno preso. Ma è morto quell'altro. Sì, pure in tre stiamo giocando. Porca la paletta. Ah, va male. Se riuscissimo a giocare tipo insieme con qualche squadra non sarebbe male. Ehi. Questi ormai sono rinchiusi qua. E che facciamo qua? Non facciamo niente, sto da solo. Meno male, è arrivato qualcun altro, hanno fatto entrare qualcun altro. Eppure è strano, forse la gente gioca tutti quanti, nessuno gioca contro l'eroe, contro il malvagio. Andiamo? Beccalo! Grande volo! Non l'ho beccato. No, ma è difficile però, eh. È difficile, c'ho la torretta vicino, è difficile. Sta maledetta torretta. È possibile che nessuno capisce che deve abbattere. Non ci abbiamo uno che spara a distanza. Hai iniziato ad averlo dietro, eh. Prestazione encomiabile da parte di Aiden Versio. Cioè praticamente noi siamo stati il migliore del gruppo praticamente. Con precisione militare. È un po' complicato così, eh. Cioè così diventa un po' complicato secondo me. Però dobbiamo dire un pochettino. Volevo vedere però anche un'altra cosa. Tu, addirittura siamo arrivati terzi. Abbiamo perso e siamo arrivati terzi comunque. Cioè, ve lo dico, BB-8 secondo me è un buon personaggio. Tra l'altro adesso abbiamo anche un punto abilità che possiamo anche migliorare. Vabbè ragazzi, questa parte attualmente la terminiamo qui.
quello che vi devo dire, ve l'ho detto all'inizio, speriamo di poter organizzare. Ci vediamo sempre prossimo video. Bye. Thank you.